ringrazio di essere qui e di aver preferito sotto sopra al Salone del Mobile. E noi questa scelta la apprezziamo, ovviamente non garantiamo che sia, come dire, bello e che si aspetta allo stesso modo, ma ci proviamo. E allora abbiamo ospiti oggi Simone Fana, laureato in Scienze Politiche all'Università di Perugia. Ha scritto per riviste settimanali quali Left, Internazionale o Il Corsaro. Adesso è dentro la redazione di Jacobin, trattando soprattutto tematiche riguardanti il lavoro e la diminuzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Abbiamo anche Paolo Solimeno. Lui invece è laureato in diritto costituzionale all'Università di Firenze, è avvocato dal 1999, membro dell'Esecutivo Nazionale Giuristi Democratici, oltre a essere membro del Collegio di Garanzia Statuaria della Regione Toscana. L'argomento di oggi è classe sociale e populismo. Il populismo ha questa, diciamo, la critica che si fa al populismo è che mostra un popolo come un tutt'uno, come una massa unica, e questo impedisce di interagire col popolo, di avere gli strumenti per capire com'è, per modificarlo, per interagirci. Allora, nelle cose è bene saper distinguere, avere non questo tutt'uno che può interagire soltanto con un oggetto unico, ma magari diviso, perché è effettivamente diviso nella realtà. Per questo, quando si parla di classi sociali, si fa in modo che il popolo perda questa unicità indistinta e lo si possa suddividere come in effetti dovrebbe essere. Non so se avete sentito i soliti, quando si parla di politica, discorsi che dicono le classi sociali non esistono più, non esiste più la classe operaia, siamo tutti borghesi, non so se vi piace sentire questa cosa, siamo tutti borghesi, non so, magari per qualcuno può suonare offensivo. Comunque, in questo senso è importante verificare che cos'è, come sono le classi sociali di oggi, per capire se si può tutt'oggi fare delle distinzioni all'interno di questo grande contenitore che è il popolo italiano, ma poi anche a livello internazionale. E direi di cominciare con Simone Fana, che ci farà una spiegazione. Grazie. Grazie al collettivo Sottosopra, grazie a voi per essere qui stamattina. Come ho detto a Gian Domenico prima, questo ciclo di iniziative ha una dimensione, diciamo, anticiclica rispetto al dibattito pubblico che coinvolge larga parte della sinistra, che non si interroga più su quelle che sono le categorie di analisi della realtà, che non si interroga più su quelle che è la dimensione anche di cultura politica che dovrebbe essere proposta oggi, e quindi io non posso che ringraziarvi per questo ciclo di seminari che sicuramente sarà utile quantomeno a chi partecipa, ma a chi poi lo vedrà, a trovare magari delle linee di lettura per guardare la società di oggi. Allora, perché parlare di classi sociali? È questa la prima domanda a cui io devo dare una risposta. Perché parlare di classi sociali oggi? Parlare di classi sociali oggi significa assumere un punto di vista sulla società e sul mondo. Assumere un punto di vista che rifiuta la teoria dell'equilibrio. E cioè la teoria per cui
nella società ci sono solamente individui che razionalmente provano a massimizzare i propri interessi, e c'è una mano invisibile, quella del mercato, che mette in equilibrio la società, l'economia, la politica. Questa è la visione tipica dell'ideologia neoliberale, quella che ha dominato la scena politica mondiale negli ultimi 30 anni, ovvero non ci sono classi, ci sono solamente individui, la società tende a un suo equilibrio, questo equilibrio è garantito dal mercato, dalla mano invisibile del mercato. Guardate, questa è una teoria che è anche un'ideologia, nel senso che sappiamo benissimo che il mercato non è affatto una mano invisibile, sappiamo benissimo che la politica, le scelte politiche continuano a orientare anche nello sviluppo del capitalismo post-industriale, diciamo, la società. Quindi parlare di classi significa in prima battuta assumere che la società è una società squilibrata, assumere lo squilibrio come punto di vista. Assumere lo squilibrio che è squilibrio di forza, che è squilibrio di potere, che è squilibrio nelle relazioni sociali, nelle relazioni economiche, nei contesti di lavoro e quindi anche nel sistema politico. Assumere lo squilibrio significa riconoscere i soggetti che producono questo squilibrio. E le classi sociali sono esattamente questo. Parlare di classi sociali significa riconoscere, ricostruire nei soggetti che si contendono potere, risorse economiche, risorse politiche, i soggetti che producono squilibrio nella società. E credo che oggi sia fondamentale, dopo quasi un trentennio in cui la sinistra non si è più occupata di classi sociali, non si è più occupata di Stato, di classi sociali e di potere, assumere questa dimensione di analisi. Principalmente perché questa teoria, questa ideologia neoliberale dell'equilibrio perfetto, garantito dal mercato, comincia a sfarinarsi, comincia a perdere contatto rispetto al senso comune, che comincia a vedere le promesse di questa ideologia come promesse tradite. Quello che vediamo oggi con l'insorgere dei populismi come movimenti di protesta non è altro che una rivolta popolare che non ha connotati, se volete, ideologici, culturali, specifici, ma è una rivolta popolare di un pezzo largo di società che non si riconosce più con quella che è l'ideologia dominante che ha governato l'ultimo trentennio. E quindi dobbiamo fare i conti con questa rivolta. Se abbiamo l'intenzione, la volontà di provare a organizzarla questa rivolta, a dargli un'organizzazione politica, a dargli una sponda politica, dovremmo cominciare a capire cosa c'è dentro questa rivolta. Io ho bisogno, prima di entrare, diciamo, nel vivo della società italiana, di fare alcuni passaggi di carattere teorico. Come vi dicevo prima, l'analisi delle classi sociali è scomparsa nell'alfabeto, nella grammatica della sinistra dalla fine degli anni 70. Se voi ci fate caso, non ci sono quasi più libri di analisi delle classi sociali. Se voi volete andare a leggere dei libri di analisi delle classi sociali, del rapporto tra classi sociali e Stato, dovete andare indietro almeno alla fine degli anni 70. Oggi a sinistra non c'è più una teoria critica dello Stato. O lo Stato è una brutta parola, una parola da cui difendersi, o lo Stato è un'essenza, uno strumento. Questo è tutto il contrario rispetto a quello che la cultura marxista e la teoria marxista ha elaborato per decenni e per secoli. Il primo a parlare del rapporto tra Stato e classi sociali è appunto Marx. Lo fa in due testi non famosi come Il Capitale, e che sono Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte e Le lotte di classe in Francia. A Marx spesso si addebita, diciamo, il limite di aver analizzato la società come divisa in due classi fondamentali, il proletariato, la classe operaia e la borghesia, la classe capitalistica. In realtà in questi due saggi Marx sviluppa un'analisi molto più complessa del rapporto tra classi sociali e Stato. Se voi vi rileggete questi due libri, trovate ad esempio Nelle lotte di classe in Francia, in cui lui racconta l'evoluzione
della società francese successiva al 48, quindi all'anno delle grandi, della grande rivoluzione, caratterizzata dalla presenza di Luigi Bonaparte, che riesce a essere sintesi di più classi sociali. Luigi Bonaparte non è semplicemente, diciamo, la incarnazione o la rappresentanza politica della borghesia, è in qualche modo la sintesi di una riarticolazione nella società francese che vede, per esempio, una classe sociale come quella dei contadini parcellari, li specifica così Marx, essersi staccati dalla borghesia, essersi staccati dalla nobiltà, e quindi lo spazio politico è una riarticolazione di quello che avviene nella società francese. E quindi le classi sociali non sono semplicemente la classe operaia e la classe capitalistica, ma c'è una dimensione di complessità sociale. Questo elemento di complessità viene poi ulteriormente raffinato da Lenin, che, diciamo, nel suo saggio che è stato Rivoluzione, fa una vera e propria teoria critica dello Stato. In Lenin c'è un passaggio interessante, perché in Lenin la pratica fa fare un passo avanti alla teoria, è lo sviluppo pratico, politico, direttamente politico, che produce uno scarto nella teoria. In Lenin si comincia a afferrare il concetto dell'autonomia del politico rispetto alla società, e il ruolo dell'avanguardia anche, del partito, che definisce e dirige la società e che riesce a dargli una sua articolazione, un suo potere. In Lenin però c'è un'ulteriore specificazione del rapporto tra Stato e classi sociali. Allora, è impossibile scindere l'analisi delle classi sociali rispetto all'analisi dello Stato. È impossibile scinderlo, perché lo Stato è allo stesso tempo un condensatore di rapporti sociali. Non esiste esclusivamente una tipologia di Stato, lo abbiamo visto anche nel Novecento, l'evoluzione dallo Stato sociale allo Stato neoliberale. Lo Stato non è un'essenza che diciamo supera le varie fasi storiche, è uno strumento, è un condensatore di rapporti sociali che si modifica in relazione alla modificazione dei rapporti sociali. Lo Stato sociale che nasce, che si sviluppa in Europa con il compromesso socialdemocratico, il compromesso sociale, è completamente diverso dallo Stato neoliberale che seguirà la fase di rottura di quel compromesso alla fine degli anni 70 e soprattutto negli anni 80. E lo Stato è quindi da una parte un condensatore di relazioni sociali, quindi da una parte un elemento che media l'articolazione e il conflitto tra le classi sociali, dall'altra parte è uno strumento politico di quella che è la classe egemone nel dare direzione allo sviluppo della società. Quindi lo Stato ha questa dimensione, che è una dimensione dialettica. Questo lo dobbiamo tenere a mente, perché è una cosa che vediamo oggi. Oggi le analisi sullo Stato dovrebbero tenere a mente questa doppia dimensione dello Stato. Da una parte un condensatore di conflitto, di rapporti sociali, quindi un elemento di mediazione tra le classi sociali, dall'altra parte uno strumento di direzione politica di una classe che ha l'egemonia all'interno di quei rapporti. Quindi oggi, quando facciamo un'analisi critica, parliamo dello Stato, dobbiamo sempre riflettere su questa doppia dimensione dello Stato. Dentro questo sviluppo, diciamo, della teoria marxista, negli anni 20 abbiamo, negli anni 30 abbiamo due grandi teorici su tutti che analizzano il rapporto tra Stato e classi sociali. Uno è italiano, ed è Gramsci, e l'altro è ungherese, è Lukács. Questi due grandi autori leggono il rapporto delle classi sociali dentro un orientamento filosofico specifico, dentro una scuola specifica, e quella è lo storicismo.
Cosa c'è in questi due grandi autori? C'è l'idea che la storia è storia di lotta di classe e che prevalentemente sono i soggetti storici che danno forma, che danno senso alla storia. Sono i soggetti di classe che danno senso alla storia. C'è un passaggio ulteriore rispetto a quello che dicevano Marx e Lenin. C'è il concetto di egemonia. È un concetto che tornerà dopo quando affronteremo il passaggio tra classi sociali e populismo. Il concetto di egemonia è molto interessante, perché Gramsci e Lukács lo utilizzano dentro ancora però un'idea appunto in cui fondamentalmente la storia è una storia informata, il senso della storia, il senso delle istituzioni è una totalità di senso, una totalità di significato che è determinata dalla lotta tra due classi sociali, la classe borghese, la borghesia, e la classe dominante, che non si limita attraverso lo Stato a avere un ruolo di controllo, di disciplinamento dei rapporti sociali. Qui c'è il concetto di egemonia. Fino a poco tempo prima si pensava che lo Stato era esclusivamente il grande Leviatano, no? Colui che imponeva dall'alto un elemento di protezione, di sicurezza, di ordine, di disciplinamento sociale. Gramsci cosa dice? Guardate che lo Stato e gli apparati istituzionali dello Stato, per apparati istituzionali dello Stato parliamo anche della scuola, parliamo anche del cosiddetto Stato sociale, parliamo di tutti gli apparati che svolgono una funzione ideologica, cioè una funzione per cui producono consenso attivo nelle classi dominanti. E questo è il ruolo dell'egemonia della classe dominante. Il potere non si conserva e non si consolida esclusivamente con lo strumento della forza, del controllo dei confini, del controllo dell'ordine, ma attraverso la costruzione di senso, attraverso la costruzione egemonica di relazioni di senso. Cosa c'è che, oltre ad avere introdotto nel concetto di egemonia, questo tipo di formulazione del rapporto tra classi sociali e Stato entra in crisi, ha una sua grande forza negli anni 20 e negli anni 30, perché sono i grandi decenni della politica, della grande politica, sono i decenni della guerra e della rivoluzione. 14 e 17, la prima guerra mondiale e la rivoluzione bolscevica. Gli anni 20 e gli anni 30 sono i decenni della grande politica, della politica che cambia in grande il corso della storia, sia dal punto di vista, sia nell'elemento della tragedia, della guerra, sia nell'elemento grandissimo della rivoluzione. Rivoluzione e cambiamento, è veramente il cambiamento in grande del corso della storia. E sono le classi che producono questo cambiamento, sono i soggetti sociali che diventano soggetti politici. Il proletariato diventa in Lenin il soggetto che controlla il potere dello Stato. Altro che la rivoluzione comunista e l'abolizione dello Stato tout court. La rivoluzione comunista è l'abolizione dello Stato borghese. È la rottura dello Stato borghese. C'è un passaggio di Lenin molto interessante che va fatto leggere a chi oggi millanta dell'estinzione dello Stato. C'è un passaggio in Stato e Rivoluzione in cui lui dice: la rivoluzione comunista ha come obiettivo la distruzione dello Stato borghese. Noi dobbiamo distruggere lo Stato borghese, costruire un nuovo Stato guidato, diretto dal proletariato, e solo nel momento in cui costruiremo uno Stato e una democrazia che si regge, lui parla addirittura contro la critica, fa la critica del parlamentarismo, ma non fa mai la critica dello Stato democratico. Questo è un passaggio interessante. Lui non fa mai la critica della rappresentanza. Lenin è uno che è convinto che ci voglia un ceto politico capace di dirigere la storia, è capace di dirigere i popoli.
E lui dice solamente nel momento in cui noi abbiamo rotto lo Stato borghese e abbiamo conquistato come classe lo Stato proletario, lo Stato operaio, a quel punto si ha l'estinzione dello Stato. Estinzione dello Stato, che è una cosa diversa da dire no, estinguiamo lo Stato nei rapporti di produzione capitalistici. Prima lo Stato lo dobbiamo conquistare. Una volta che lo abbiamo conquistato, che abbiamo costruito una nostra infrastruttura dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista dell'egemonia, dal punto di vista dei rapporti sociali, a quel punto non ha più senso lo Stato. Questo è un passaggio fondamentale che distingue, diciamo, la concezione leninista da altre concezioni che vedono lo Stato come un fantasma da battere a prescindere. Attenzione, lo Stato è un campo di battaglia, lo Stato è sempre un campo di battaglia. Pensare oggi che possiamo estinguere lo Stato significa dare al capitale ulteriore potere, non toglierlo, significa dargli ulteriore potere, dargli uno strumento di guida, di direzione dello sviluppo. Cosa avviene dopo questo passaggio, dopo questi decenni? Si innesta, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, un grande boom economico. Il compromesso socialdemocratico produce un grande boom negli anni 50, soprattutto. L'analisi, l'utilizzo delle categorie delle classi sociali viene meno. Non si parla più di classi sociali, si parla di ceti. Negli anni 50 non si parla più, nella teoria dominante, di classi sociali, ma di ceti. Perché c'è l'idea che questo sviluppo, questo progresso nello sviluppo capitalistico avrebbe abbattuto le differenze di classe, avrebbe consegnato gli interi strati della società a un benessere. Il benessere sarebbe espanso in vari settori della società. E questo ci dice un altro elemento fondamentale. La classe è una categoria politica, è una costruzione politica, è una costruzione politica che è al tempo stesso contingente e orientata. È contingente perché è determinata dalla struttura contingente ai rapporti di forza. Io posso parlare di classi sociali perché c'è una contingenza in cui quel concetto assume senso. Ok? È orientata perché la categoria di classi sociali mi serve a qualcosa, mi serve contro un nemico, contro un avversario. Quindi la classe sociale, questo è un altro passaggio fondamentale, è una costruzione politica, non è una costruzione, non è un elemento naturale, un elemento del paesaggio della società, ma la classe è una costruzione politica che è determinata dalla contingenza, è contingente e orientata, serve a dividere il campo tra amico e nemico, tra chi c'è dentro e chi c'è fuori. Queste sono le distinzioni politiche fondamentali su cui si regge non solo il pensiero, ovviamente il pensiero marxista, ma si regge anche il grande pensiero conservatore. Se voi pensate a un grande giurista, seppur chiaramente conservatore, anche con alcune simpatie naziste, come Carl Schmitt, Schmitt identifica come elemento costitutivo del politico la distinzione tra amico e nemico, tra chi c'è dentro e chi c'è fuori, e dice un'altra cosa che dice anche in parte il marxismo. Il politico è l'elemento costitutivo dello Stato. Il politico è l'elemento costitutivo dello Stato. Significa lo Stato esiste perché esiste una divisione nella società. Se non esistesse una divisione nella società, se non esistesse un conflitto endemico nella società, non ci sarebbe bisogno di Stato. E siccome noi sappiamo che da sempre, diciamo, le società sono caratterizzate da conflitti, c'è bisogno di un elemento che prova a disciplinare e orientare il conflitto. Quindi politico come costitutivo dello Stato, il rapporto amico-nemico, elemento costitutivo del politico. Guardate, questo lo dicono i conservatori, perché tante volte ci sono alcune, diciamo, elementi
strani, insomma, di convergenza tra il marxismo, o comunque il leninismo da una parte e alcuni elementi, diciamo, del pensiero, del grande pensiero conservatore, parlo di Schmitt in questo caso, perché c'è un elemento comune e c'è una lettura che è vera. A me non interessa di dire, Schmitt era veramente uno con posizioni reazionarie, però aveva in mente che questo era un elemento centrale, su cui secondo me noi non possiamo non riflettere anche quando parliamo e quando proviamo a organizzarci politicamente rispetto a questi elementi. Tuttavia, diciamo, negli anni 50 la dimensione delle classi perde, diciamo, consenso, perché si ha una fase di sviluppo, lo sviluppo capitalistico assume delle promesse di interclassismo, di benessere sociale, di coesione sociale. Il welfare state è un grande elemento di compromesso tra le classi sociali, di mediazione. Siamo nel punto alto del keynesismo, cioè siamo nel punto alto in cui lo sviluppo del capitale trova all'interno una domanda di lavoro, quindi si nutre di salario e non solo, appunto, di esportazioni, si nutre di domanda interna, e c'è quindi uno sviluppo e un compromesso tra le classi sociali. Questo sviluppo e questo compromesso viene messo in crisi negli anni 60, un po' in tutto il mondo. Questa crisi inizia, diciamo, alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60. Gli Stati Uniti d'America sono, come sempre, ovviamente, il punto più avanzato dello sviluppo capitalistico e quindi il punto più avanzato delle lotte operaie. Si cominciano i grandi scioperi che iniziano Birmingham, nelle grandi imprese, industrie automobilistiche americane, si diffondono in tutta Europa e hanno in Italia nel biennio 60-62 il punto più alto di sviluppo, punto più alto che finisce con Piazza Statuto a Torino, il punto più alto della contestazione operaia. In quel frangente, in quel passaggio storico, si afferma una tradizione di pensiero in Italia che prova a articolare il discorso di classe, che è l'operaismo, fine anni 50, inizio anni 60. Che cos'è l'operaismo? L'operaismo è esattamente un movimento intellettuale che parte dall'idea che la classe è dentro il capitale. È quello che Lukács aveva detto negli anni 20, sostanzialmente. Dentro lo sviluppo del capitale c'è la classe operaia. È la classe operaia che attraverso il suo sviluppo porta a un punto più alto del progresso del capitale. L'idea che la classe operaia sia dentro il capitale, contro. L'idea che dentro la macchina del capitale ci sia un elemento diviso che gli dia continuo sviluppo, che la alimenti continuamente. Le lotte operaie alimentano lo sviluppo capitalistico. E il capitale cerca continuamente di contenere questo sviluppo, tenta continuamente di contenerlo, eppure la classe operaia riesce in quella fase storica a aumentare i salari. Guardate, il 63 è l'anno, 1963 è l'anno in cui il salario reale è più alto in Italia, se guardiamo il ciclo storico, perché c'è un movimento dentro la fabbrica in cui la classe si sviluppa. Cioè, le grandi concentrazioni fordiste della fabbrica fordista producono questo sviluppo dialettico di capitali, di operai e capitale, la classe operaia dentro e contro il capitale, come sviluppo quasi immanente dello sviluppo capitalistico. Questo passaggio avrà un altro punto alto nel ciclo del 68-69, che tutti noi insomma, abbiamo studiato o ricordiamo, no? In cui appunto si sviluppa questo passaggio fondamentale tra classe, tra operai e capitale. E tuttavia, nel punto più alto dello sviluppo delle lotte operaie, inizia quella grande fase di ristrutturazione capitalistica, che è una ristrutturazione mondiale. Inizia con la svalutazione del dollaro, voluta da Nixon, con la rottura di Bretton Woods, e inizia con, e che ha poi nel, un momento, diciamo, importante nella crisi petrolifera, che serve come ristrutturazione del campo di forza. A quel punto cosa avviene? Avviene non solo
diciamo che si afferma l'ideologia neoliberale, che si afferma l'idea per cui le classi sociali non esistono più, per cui esiste esclusivamente l'individuo, per cui non esiste più una divisione conflittuale che muove lo sviluppo della storia, per usare le categorie dello storicismo. Ma si afferma una rottura molto più profonda tra società e politica. Quello che si comincia a affermare in quegli anni è una dimensione di autonomia del politico rispetto al sociale. Guardate, quegli anni sono la transizione dal fordismo al post-fordismo, lasciate stare tutta la retorica, fine del lavoro, cioè, più che la fine del lavoro, quegli anni lì determinano sostanzialmente che i soggetti sociali che producono conflitto nei luoghi di lavoro sono sempre di più neutralizzati da un ruolo della politica, dal ruolo dell'alto. Si afferma l'autonomia del politico nel senso che il politico comincia a dirigere la società. La manovra ciclica, la svalutazione, le continue svalutazioni della lira, la frammentazione e il decentramento produttivo, che è il primo passaggio della ristrutturazione capitalistica in Italia, come avviene? Avviene attraverso la destrutturazione dei processi lavorativi. Dalla grande fabbrica il processo di lavoro si scardina, viene frantumato, viene frammentato, dalla grande impresa si passa al dominio della piccola impresa. La formazione sociale capitalistica è una formazione sociale che tiene insieme, questo è un punto importante, il massimo sviluppo della produzione del capitale da una parte e i punti più bassi della dimensione del lavoro. C'è il cottimo e l'innovazione tecnologica, c'è il lavoro a domicilio e la frammentazione del lavoro da una parte e c'è il massimo dello sviluppo tecnologico dall'altra. Questo rapporto dualistico è un rapporto costruito politicamente. E perché lo costruiscono? Perché hanno l'obiettivo di distruggere la forza accumulata dalla classe operaia in quella fase lì. Forza che aveva accumulato e che aveva cominciato a conquistare quote di produttività, cioè i salari superavano i livelli di produttività e cominciavano a erodere quote sempre più ampie di profitto. Come fai a distruggere l'unità di classe? La fai dentro il processo produttivo, frammentando e diversificando, la fai dall'alto, attraverso le politiche di svalutazione. Nel 74 cominciano ad esserci le politiche di svalutazione e poi lo fai provando a irrigimentare questo sistema, da una parte con lo SME, con l'entrata dello SME, e successivamente con Maastricht, dove tu non fai altro che istituzionalizzare la moderazione salariale e il consolidamento fiscale come cardini dello sviluppo delle società occidentali. Avviene questo. Però guardate, non possiamo leggere Maastricht nel 92 senza guardare indietro a quello che è successo nel 74, a quello che succede nel 78, quando un leader sindacale del maggiore sindacato italiano, Luciano Lama, in un'intervista a Scalfari, dice apertamente: il salario non può essere più considerato variabile indipendente. Il salario è variabile dipendente, lo dice Lama nel 78. Nel 78 c'è la svolta dell'Eur, ci sono i sacrifici imposti alla classe operaia, mentre attorno avveniva tutto questo. Avveniva la frammentazione del lavoro, avveniva il dominio della piccola impresa, che poi sarà la grande ideologia della New Economy degli anni 90, la ricordate, la New Economy, le piccole imprese che fanno rete, il capitalismo molecolare, l'autoimpresa. Cosa sono tutte queste cose che ci hanno date come dati di natura quasi, no? Dati del paesaggio naturale? Sono costruzioni politiche, sono costruzioni di classe, sono forme attraverso cui si distrugge l'unità di classe, della classe operaia, che era l'unica classe capace di contendere il potere al capitale. Avviene esattamente questo. E poi c'è l'84, c'è l'83 e c'è l'84. L'84 cos'ha?
all'attacco violentissimo alla scala mobile. Quello è un passaggio storico disarmante. Scusate, c'è il 1980, c'è la marcia dei 40.000, c'è il processo ai lavoratori alla CGIL nel 79, e poi c'è nell'80 quello. Dall'80 all'86 la Fiat diminuisce della metà gli operai in fabbrica. Della metà. Non so se è chiaro questo passaggio. Ci sono metà di operai in fabbrica all'80 all'86. Dall'86 sono metà degli operai che c'erano negli anni 80. Allora, provare a ricostruire questi passaggi ci consente di capire che quello che è avvenuto non è avvenuto per un puro caso, perché ce lo ha imposto l'esterno, è avvenuto per una scelta politica delle classi dominanti in questo paese. Ora ci troviamo in una fase completamente diversa da quella degli anni 60 e degli anni 70. Io spero ogni tanto di svegliarmi la mattina e di trovarmi ancora nell'autunno caldo, ma non ci siamo più nell'autunno caldo. Questo è il vero dramma, non ci siamo più nell'autunno caldo e non possiamo fare finta che siamo nell'autunno caldo. Siamo in una fase di sconfitta. Siamo in una fase di sconfitta epocale, e siamo in una fase in cui la società italiana e la società europea si è trasformata radicalmente. Ora, questa trasformazione cosa ha prodotto? Ha prodotto il fatto che noi dobbiamo cambiare, a mio avviso, lettura sulle classi sociali. Dobbiamo in qualche modo superare quello che a mio avviso oggi è un limite dello storicismo e quindi del marxismo anche italiano, e cioè quello dell'idea che esistono dei soggetti che fanno la storia. Smetterla, a mio avviso, di andare alla ricerca del soggetto operaio, perché il soggetto operaio non c'è più. Non si dà più nelle sue forme in cui si dava, erano forme dirompenti, guardate, quelle in cui si dava in quel periodo. Oggi non si dà più in quelle forme. Oggi c'è una, a mio avviso, un obiettivo che è di rielaborazione della nostra teoria sulle classi sociali. E qui ci viene in soccorso un grande filosofo greco, Nikos Poulantzas. Io vi consiglio, do qualche spunto perché questi libri vanno letti anche oggi, secondo me. Infatti, ho trovato anche un modo per rileggere alcuni libri. Che scrive un libro che si chiama Potere politico e classi sociali, in cui prova a dire una cosa secondo me molto utile, molto interessante oggi, che è anche un elemento di congiunzione, se volete, tra la tradizione marxista e il teorico del populismo che è Ernesto Laclau. E che poi arriverò a parlare anche, a dire qualcosa di Laclau. Poulantzas dice: non esistono più i soggetti che fanno la storia, noi quando analizziamo le classi sociali dobbiamo analizzarle a partire da una struttura e delle pratiche sociali. La struttura è fondamentalmente composta da tre elementi, a tre livelli: un livello ideologico, dell'ideologia, un livello politico e un livello economico. Questi tre livelli hanno una dimensione di autonomia tra di loro e sono livelli che hanno un rapporto con le pratiche sociali. Quello che dice Poulantzas, molto interessante, oggi molto interessante, è che anche nelle fasi di transizione, anche nelle famose fasi di interregno, oggi questa è una categoria gramsciana molto abusata, si dice, e lo condivido, siamo in una fase di crisi organica, il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere, perché si vede la crisi del neoliberismo, quello che dicevo prima, la crisi di consenso. Però attenzione, questa crisi di consenso non si dà su questi tre livelli allo stesso tempo, questi livelli hanno delle temporalità diverse. Il livello politico, il livello ideologico e il livello economico non si muovono in una stessa temporalità. Noi possiamo avere nella società italiana, diciamo, la crisi di questo modello ideologico dal punto di vista dell'ideologia,
Cioè questo governo, questo modello ha una crisi di consenso dal punto di vista di massa, nel senso che le masse si stanno staccando rispetto a questa ideologia. Tuttavia, a livello economico, le forze e la classe, diciamo, dominante di quella ideologia neoliberale, possono comunque essere la classe dirigente dal punto di vista economico. E questo può avere dal punto di vista politico un'altra sua articolazione. Guardate, se ci riflettiamo bene, è quello che sta accadendo oggi. Cioè, oggi noi non abbiamo una simultaneità degli effetti della crisi, di quel modello. Cioè, noi oggi abbiamo una crisi, è vero, ideologica, cioè di crisi di consenso, ma tuttavia, se guardiamo i rapporti di forza dal punto di vista economico in questo paese, i rapporti di forza sono completamente sbilanciati rispetto a quel settore della classe borghese, della borghesia, che è il settore che ha maggiori interessi verso le esportazioni, ha minori interessi verso l'aumento della domanda interna, ha maggiori interessi rispetto alla deflazione salariale come strumento per l'export, ha meno interesse rispetto alla domanda interna, quindi all'aumento dei salari, quindi all'aumento degli investimenti, quindi all'aumento del ruolo pubblico degli investimenti. Guardate che sta accadendo una cosa molto simile. E dal punto di vista politico, se guardiamo il sistema politico, noi abbiamo due partiti che sono oggi al governo e che sono, se volete, espressione e riflesso di questa crisi di consenso delle grandi famiglie politiche che avevano condotto gli ultimi 30 anni, e c'è la famiglia del socialismo europeo da una parte e la famiglia dei popolari moderati conservatori dall'altra. Abbiamo una crisi di consenso di queste famiglie politiche, abbiamo due partiti che sono due partiti dichiaratamente partiti populisti che rompono rispetto a quelle culture politiche e che tuttavia non si muovono dal punto di vista dei provvedimenti dentro questa fase, cioè dentro esattamente questa crisi. Cioè, Salvini e Di Maio, al di là delle battute e dei proclami, se voi togliete la riforma delle pensioni, che è quantomeno un tentativo di dare un po' di respiro a una parte della società, stanno facendo delle politiche economiche molto simili a quelle già fatte. Incentivi alle imprese, ancora moderazione salariale, Di Maio parla di salario minimo, riduzione dell'orario di lavoro, ma noi non abbiamo visto né l'uno né tantomeno l'altro. Salvini ha un interesse specifico, evidente, quello di proteggere il centro-nord di questo paese, la piccola impresa, da una congiuntura internazionale che è tutt'altro che benevola. È una congiuntura internazionale che voi sapete, l'Italia ha in termini di struttura produttiva un legame molto forte con la Germania. La Germania oggi incontra tantissime difficoltà e quindi Salvini deve mettere a riparo, deve proteggere quel pezzo di piccola impresa che oggi rischia di essere messa in discussione dal fatto che la domanda estera, perché noi siamo passati da una struttura produttiva, un modello produttivo che si reggeva sui salari, sull'aumento dei salari e quindi sulla domanda interna. La riorganizzazione dello spazio produttivo è avvenuto dal passaggio da un sistema che si basava sulla domanda interna e sull'aumento dei salari a un sistema sempre più orientato all'export e quindi sempre più dipendente dalla domanda estera. Ora Salvini sa benissimo che buona parte dei suoi voti sono dentro quel mondo lì. E quindi questo per dirvi che se guardiamo, diciamo, nelle categorie di Pulanzas quello che sta avvenendo oggi in Italia, sono le categorie che ci spiegano molto quello che avviene. Cioè noi, se invece utilizziamo, diciamo, delle categorie molto semplicistiche per cui c'è la crisi del neoliberismo, la crisi è una crisi di sistema del capitalismo, arriverà la classe operaia che si impadronirà, recupererà i mezzi di produzione, si impossessa dei rapporti di produzione e conquista lo Stato. Non è così, c'è una complessità molto più ampia e c'è una temporalità da questi livelli che è molto differenziata. E però le classi sociali ci servono ancora, perché se noi non capiamo che ad esempio
La vittoria di Di Maio e la vittoria di Salvini alle elezioni politiche sono dettate da una riarticolazione dei gruppi sociali all'interno della società italiana e delle forze sociali all'interno della società italiana. Non capiamo nulla. Vi do alcuni dati, perché servono anche alcuni dati di contesto e quantitativi per capire quello che ha detto. Allora, dal 2008 al 2018 noi abbiamo visto, quindi dalla grande crisi alla fase di ristrutturazione post-crisi, una perdita di quasi 1 milione di posti di lavoro nell'industria manifatturiera. A questa perdita di 1 milione di posti di lavoro nell'industria manifatturiera si è avuto un recupero dell'occupazione che è slittata sui servizi. Quindi, persa sulla manifattura, passaggio sui servizi. Servizi dove l'occupazione aumenta in Italia, nei servizi a bassa qualificazione, non negli altri servizi di mercato. L'occupazione italiana aumenta, nei servizi, la ristorazione, alloggi, magazzinaggio e servizi alla persona. Sono i servizi a più bassa produttività marginale, per usare le categorie marginaliste, e sono servizi a bassi salari. Quindi c'è, oltre a questo, c'è una perdita di occupazioni nel ceto, diciamo, intermedio della società. Cioè, si sono persi posti di lavoro nell'occupazione autonoma, i livelli autonomi, quindi quello che noi comunemente chiamiamo ceto medio. Quindi, cosa è avvenuto sostanzialmente? Non è avvenuto esclusivamente la scomparsa della classe media e la scomparsa del ceto medio. Questa è un'analisi semplicistica anche questa. È avvenuta una riorganizzazione in quello spazio. C'è un ceto medio che si sta impoverendo drammaticamente, e tra questo ceto medio che si sta impoverendo drammaticamente mettiamoci pure gli impiegati pubblici. L'occupazione pubblica in Italia è diminuita del 12% dal 2008 al 2018. L'occupazione pubblica in Italia conta e pesa il 13% sul totale dell'occupazione italiana. Altro che fannulloni, altro che retorica dei fannulloni. Questa è la situazione. Allora, c'è un ceto medio che si sta impoverendo, c'è un ceto medio che continua comunque a sopravvivere. Non è che tutta la piccola impresa sta malissimo. Nella piccola impresa, c'è la piccola impresa che dipende dalla domanda interna, sono i commercianti, quelli sì stanno male. E però c'è una piccola impresa che è ben inserita nel mercato globale, che è ben inserita nella divisione internazionale del lavoro. Ed è quindi un pezzo di classi medie, quindi di ceto delle classi medie, che sta sopravvivendo bene alla crisi e alla tempesta. Questo in un paese che ha una struttura che sappiamo essere una struttura dualistica. Un paese che ha un sud dove sostanzialmente l'industria non esiste, dove esiste esclusivamente il terziario pubblico e privato, e un nord, un centro-nord prevalentemente fatto di piccole imprese, con uno sviluppo industriale che è trainato oggi dai bassi salari. Questo sta avvenendo. Dentro questa riconfigurazione dei rapporti sociali è abbastanza evidente che le forze storiche della sinistra hanno perso consenso, perché non hanno saputo leggere quello che stava avvenendo. Ma voi pensate che mentre, diciamo, l'impiego pubblico, che era sostanzialmente un pezzo del blocco sociale della sinistra storica, cioè la sinistra storica era sì classe operaia, ma era anche pubblico impiego. Io vengo da una regione, quella è l'Emilia-Romagna, dove chi faceva funzionario pubblico aveva la tessera del Partito Comunista in tasca. Dove il ceto, diciamo, intellettuale, la burocrazia, il funzionariato pubblico, diciamo, quelli che Gramsci chiamava intellettuali tecnici, cioè una figura di intellettuale che svolgeva una funzione tecnica all'interno degli apparati dello Stato, era un pezzo della stratificazione del blocco sociale comunista. Oggi, dentro questo crescente impoverimento, è chiaro che questi
frammenti di ceto medio si rivolgono a soggetti politici che rompono diametralmente rispetto alla retorica dominante, che provano a evocare una rottura, poi non la produrranno nei fatti, ma la evocano, una rottura di paradigma. Mi pare molto ovvio, e mi pare ancora più ovvio il fatto che la sinistra oggi sia quella riformista, moderata o liberal, come la vogliamo chiamare, sia quella radicale, si trovi al punto zero, quella radicale al punto zero, è zero, diciamo un'altra volta, è proprio zero, ma se non si interroga su questo, ma come può pensare di recuperare consenso se non si interroga su quello che sta succedendo nel paese oggi? Come si fa? Io mi ricordo, ve lo do come piccola battuta, come piccola parentesi dentro questa discussione. Io mi ricordo che quando si discuteva del salario minimo durante il dipartimento, nel Dipartimento Lavoro di Sinistra Italiana del partito, allora noi insomma spingevamo, dobbiamo fare questa battaglia del salario minimo. Ah no, non possiamo fare questa battaglia del salario minimo perché altrimenti la CGIL si innervosisce. E se la CGIL si nervosisce, noi abbiamo un problema. Ma qui dov'è l'autonomia della politica? Il salario minimo non si fa perché dà fastidio al soggetto sociale che dovrebbe essere cinghia di trasmissione del partito. Si fa perché tu hai capito che oggi società e politica sono divise. Oggi se il blocco degli impiegati pubblici votano 5 Stelle è perché non si riconoscono più nella mediazione. Nella mediazione sociale, nel ruolo dei sindacati, anche dei sindacati, nel mediare, nel favorire l'aumento dei salari, nel favorire i livelli di occupazione. L'epicentro della crisi del rapporto tra società e politica a sinistra bisognava capirlo lì, cioè quello era il sintomo. Quando il mondo del pubblico impiego si rivolge ai 5 Stelle e quindi si rivolge alla forza che fa dell'immediatezza il punto più alto della propria cultura politica, tu lì dovevi capire che c'era qualcosa che non andava. Senza necessariamente pensare che bisognava ricostruire un rapporto tra società e politica per cui non devi dire certe cose perché poi dai fastidio a qualcun altro. No, devi assumere il fatto che oggi c'è un livello autonomo della politica e c'è un livello autonomo della società. Io penso che ci sia, io credo fortemente nell'autonomia del sindacato, fortemente nell'autonomia del sindacato non dalla politica ma dai partiti. Perché il sindacato è autonomo quando si mette in testa che non deve rappresentare solamente i propri lavoratori, ma deve rappresentare gli interessi della classe più ampia della società, ok? E dell'autonomia della politica, nel senso che i partiti devono avere uno sguardo autonomo sulla società, sulle contraddizioni di classe, senza pensare che deve avere dei supporti, perché i supporti nella società di oggi si sono rotti. Cioè i supporti che tenevano insieme società e politica qualche tempo fa si sono rotti, si sono spezzate. Il populismo è esattamente questo. Ernesto Laclau, che continuamente oggi dibattuto, parte, anche qui il concetto di populismo, parte da una contingenza storica, dalla rottura di questi supporti tra istituzioni e società, tra livelli istituzionali e pratiche sociali. La mediazione si rompe, nel momento in cui si rompe questa mediazione significa che c'è uno spazio aperto. Allora Laclau cosa dice? Visto che siamo in questa situazione qui, evitiamo di fare un'analisi tutta del dentro, diciamo, il marxismo teorico che parte dai soggetti come essenza. Essenza significa i soggetti, la classe operaia, soggetto della storia. La piccola borghesia è definita avida, corrotta, brutta, i ceti intermedi che si impoveriscono, egoistici, queste sono essenze. Laclau dice evitiamo di ragionare sulle essenze, perché se ragioniamo sulle essenze e attribuiamo delle proprietà morali di valutazione alla società, finiamo che noi la società la perdiamo.
e non riusciamo più a organizzare. Proviamo a leggere come si sviluppa la società, quali sono i rapporti, come si sviluppa dentro anche i rapporti economici più generali, e proviamo a costruire un discorso che articoli e organizzi un pezzo di società dentro la distinzione tra amico e nemico. La Clau dice, e su questo io non sono, diciamo, non sono completamente d'accordo con la Clau, perché la Clau dice dobbiamo smetterla di pensare che l'economico, che i processi economici hanno una loro, diciamo, priorità o dominanza sui processi politici e sull'ideologia. Io sono ancora marxista su questo. Credo che i rapporti di produzione, credo che i rapporti di produzione e il modo di produzione capitalistico oggi abbia una sua dominanza nel capire quello che sta avvenendo nella società. Però la Clau fa un discorso intelligente, perché dice: partendo da questa rottura, la politica deve ricordarsi che la politica moderna è fondamentalmente costruzione, è artificio, è contro natura. La politica moderna è Hobbes. Hobbes è colui che rompe con la legge divina, che dice fondamentalmente il potere politico è un potere artificiale, che nasce dalla costruzione. Lui, Leviatano, è la costruzione, diciamo, il potere assolutistico, ma non nasce, non ha un fondamento divino, ha un fondamento umano. Allora, riappropriamoci di questa grande peculiarità e risorsa della politica. La politica è costruzione di ordine, è costruzione anche ogni tanto di disordine, ma quando costruiamo disordine ci dobbiamo occupare subito di riordinarlo. Cioè, il tema è, che voglio dire ai compagni che amano sempre molto il disordine e poco l'ordine, attenzione, quando facciamo politica ci dobbiamo occupare di disordinare gli altri, ma subito dopo che hai disordinato i loro rapporti di produzione dobbiamo riordinarli in un altro modo, perché se non abbiamo la presunzione di riordinare la società perdiamo la presunzione di fare politica. La politica, anche la politica, diciamo, a sinistra, è costruita dentro un ordine, che è un ordine democratico, un ordine più inclusivo, più ampio, più progressista, ovviamente, in termini di emancipazione dei soggetti subalterni, però è sempre un ordine, sta dentro una dimensione istituzionale, sta dentro una configurazione istituzionale, a cui diamo chiaramente una dimensione più inclusiva e progressista, ma sta sempre dentro un ordine, sta. Quindi la Clau dice, assumiamo il fatto che l'essenza non funziona più ragionare per essenza, che i soggetti, il soggetto operaio, il soggetto del lavoro non si esprime più come soggetto, ma è ovviamente occultato dal livello ideologico, altra grande invenzione del liberalismo, qual è stata? Che ha isolato i processi economici dalla struttura e dall'impianto giuridico. Nell'impianto giuridico noi abbiamo diritti individuali, esiste il cittadino, ok? Lo Stato liberale è fondamentalmente lo Stato che ha diritti in qualche modo inviolabili, no? E soprattutto c'è l'elemento della cittadinanza, si è cittadini, ma si è cittadini e non si è sfruttati. In qualche modo attraverso la cittadinanza si è occultata la dimensione di classe dei processi economici, nel senso che lì c'è una dimensione di conflitto tra sfruttati e sfruttatori che scompare e viene occultato nella dimensione normativa. Cittadino anziché operaio, libero cittadino anziché sfruttato. Questa è una grande invenzione che ci fa capire appunto quel discorso che dicevo prima, che i livelli istituzionali non hanno una temporalità diversa, si giocano in maniera molto articolata tra di loro, e pensare che tutto sia così semplice, si avanza insieme su tutti i livelli allo stesso modo, è un errore. Quindi la Clau dice esattamente questo, dice assunto che non esistono delle essenze. Il tema è come riarticoliamo una società più ampia e la mettiamo contro qualcos'altro. E il populismo, in effetti, è esattamente questo. Sostituisce la categoria di popolo, la categoria di classe, ma non sostituisce la categoria di conflitto. Cioè il populismo assume la categoria del conflitto. L'assume dentro l'idea che c'è l'autonomia del politico rispetto all'economico, l'autonomia del politico e dell'ideologico rispetto ai processi economici. Cioè la dimensione del politico è dominante rispetto a quello alla dimensione economica, la dimensione ideologica, la dimensione politica sono dominanti. Esattamente questo.
il campo viene diviso sempre in due. Ora, quello che è avvenuto in Europa in questi anni, e se volete l'analisi anche di alcuni fenomeni interessanti come quello che insomma, negli Stati Uniti d'America, Sanders, ma anche Corbyn in Inghilterra, è esattamente la capacità di leggere queste trasformazioni che sono avvenute nella società e di ricostruire un punto di vista di classe un po' più ampio rispetto a quello che avevamo considerato negli anni 60 e negli anni 70, assumendo che oggi, diciamo, anche chi veniva considerata piccola borghesia oggi si trova a essere sfruttata. Qui Silos Labini ci verrebbe in soccorso. Labini diceva: non è tanto il reddito che definisce una classe. Labini diceva: è il modo attraverso cui viene distribuito il reddito che definisce le classi sociali. Attenzione, questa cosa è importante perché ci fa capire che alcune strutture intermedie della società non sono strutture autonome, non sono strutture che comandano, sono strutture che dipendono dallo sviluppo del capitalismo ai più alti livelli. E quindi magari provare a capire questo ci aiuterebbe a ricostruire, diciamo, delle alleanze, a ricostruire, diciamo, uno spazio di egemonia più ampio. Ora, è evidente che io qui non voglio dare risposte, non sono venuto a dare risposte, più che altro sono venuto a porre delle domande, a provare a capire insieme com'è, provare a ragionare su queste domande, perché non sono nella veste di dare risposte e non sono neanche nelle condizioni forse di darvele queste risposte. Il punto è assumere oggi un punto di vista sì di classe, ma in una dimensione molto più articolata, molto più complessa rispetto a come eravamo abituati ad assumerla, perché se assumiamo il punto di vista della classe esclusivamente da un punto di vista soggettivistico, il soggetto, perdiamo di vista le trasformazioni che stanno avvenendo nel mondo e nelle società a capitalismo maturo. Le società a capitalismo maturo sono caratterizzate da una grande complessità e da una riarticolazione sempre più fluida della società, dei suoi rapporti sociali, che sono purtroppo dentro una fase in cui il sociale è molto in crisi, cioè la società è molto frantumata e il politico in realtà non è così in crisi come alcuni dicono. Le istituzioni e il politico non sono in crisi, spesso è il politico che determina la crisi della società, è il politico che oggi ha uno spazio di avanguardia sulla società, è il politico che detta i processi sociali. Assumere questo ci fa capire che forse la battaglia va giocata sì sulla società, ma va giocata anche sul piano politico, perché quello che oggi ha una prevalenza nella crisi della società e dei corpi sociali, delle organizzazioni sociali, dei soggetti sociali, delle forze sociali con una propria ideologia e una propria organizzazione. Le classi sociali non sono, ecco, qui forse dobbiamo superare l'idea di Marx che esiste una distinzione tra classe in sé e classe per sé, perché se assumiamo questa distinzione diciamo che le classi sociali sono quelle che hanno una loro organizzazione e una loro ideologia. Se diciamo che le classi sociali sono quelle che hanno una loro la classe per sé, hanno una loro organizzazione e hanno una loro ideologia, perdiamo di vista le trasformazioni che dentro la società poi si riflettono sul piano politico. Perdiamo di vista, oggi le società, la classe sociale è una forza sociale che ha interessi e aspirazioni comuni, ma che produce effetti pertinenti sui livelli politico e ideologico. Non ha più bisogno necessariamente di avere un'organizzazione e non ha neanche la forza per avercela, un'organizzazione e un'ideologia. Basta assumere una forza che abbia effetti pertinenti sul livello ideologico e sul livello politico. Se noi assumiamo questa definizione di classe, forse riusciamo a cogliere le trasformazioni della società in maniera un po' più complessa e allo stesso tempo quindi a costruire una strategia politica molto più attenta a cogliere, diciamo, la vera posta in gioco che abbiamo. Non so se sono andato oltre quanti idee. Siamo perfettamente in... Perfetto. Io mi fermo qui così magari ci sono domande. Grazie mille, e allora io inviterei adesso a... Cosa? Ma ci sono domande?
inviterei a fare delle domande. E Simone ha detto prima che non è qui per fare domande, però per dare risposte, ma comunque le domande gliele faremo. Allora, c'è qualcuno che vuole cominciare? E ti invitiamo a venire qua. Sì, non scappi dalla parte consulenza, ovviamente, perché inevitabilmente le domande nascono proprio su questo livello. Io ti volevo fare una domanda semplice, perché tu hai detto prima, no? Cosa vuol dire oggi interrogarsi? Cioè, tu hai detto prima che la sinistra non ha colto questi cambiamenti. Allora io ti chiedo cosa vuol dire oggi concretamente interrogarsi da questo punto di vista, cioè quali sono i passi. Tu hai accennato al tema del salario minimo, però volevo se mi esplodevi un po' la questione, magari anche articolando su altri aspetti. Facciamo un giro oppure rispondo a ogni domanda? Facciamo un giro. Dai. Altre domande? Una sovrastruttura ancora più lontana
dei cittadini, non sono io il responsabile, io divento un tramite. Poi i servizi, no? Il fatto di, che ci fosse, c'è stato questo, tu hai detto, dimezzamento della classe dei dipendenti pubblici effettivamente, e la maggior parte delle quali sono state più avanzate, no? E qui tu diventi un non garantito, perché entri nella frammentazione, diciamo, di quello che oggi loro ce l'hai, domani potrebbe non averlo. E così anche con la legge Biagi, con tutta la frammentazione che c'è stata in quel periodo, ma forse voluta appunto perché oltre al fatto che fosse cambiato il mondo produttivo, si doveva creare questa frammentazione anche all'interno dei lavoratori. Difficilissimi, soprattutto la prima. Da dove partire per costruire un'alternativa? Guarda, io sono abbastanza convinto che ci siano due livelli su cui lavorare. Uno è il livello del salario, e la battaglia salariale per me è una battaglia fondamentale di ricomposizione del mondo del lavoro, di restituzione di potere nel mondo del lavoro. Poi ci ho scritto pure un libro, quindi la dico: riduzione dell'orario di lavoro, salario e riduzione dell'orario di lavoro, per me sono due grandi battaglie su cui si può ricostruire un po' di forza. E poi c'è la battaglia sul welfare, sullo stato sociale. Quella è una battaglia fondamentale. Noi abbiamo bisogno di uno stato sociale molto più forte, molto più capace di proteggere fasce sociali in difficoltà, e quindi una riforma progressiva dello stato sociale, che sia, quindi stato sociale e salario sono per me, forse sono ancora troppo vetero, però penso che siano questi due pilastri fondamentali. Attorno a questo ci metto un piano per l'occupazione pubblica, perché a mio avviso questo è un passaggio necessario. Oggi abbiamo perso potere d'acquisto, anche perché tu hai prodotto da una parte un dimagrimento dell'apparato pubblico e dei servizi pubblici, che hai o esternalizzato o hai privatizzato. Quello ha generato la caduta della domanda interna e la caduta anche degli investimenti. Lì è un passaggio fondamentale da cui ripartire. Questo è chiaro che richiede una svolta in termini di paradigma, cioè nel senso di paradigma economico, di paradigma generale, chiede una risposta molto diversa rispetto a quella che è stata data in questi anni, cioè l'idea di mettere al centro il potere d'acquisto e il salario piuttosto che i profitti. Sulle partite IVA io mi sento di fare un ragionamento simile, nel senso che è vero quello che dicevi, nel senso che oggi abbiamo false partite IVA soprattutto, cioè abbiamo partite IVA monocommittenti. Lì hai bisogno, a mio avviso, di lavorare sul piano normativo, rendendo questa pratica molto meno diffusa rispetto a come adesso, quindi contenerla sul piano normativo. Però lì, anche lì, secondo me, lo piano di necessario è l'equo compenso, è il piano salariale, è il piano che ti libera dal ricatto appunto, che è quello, il rischio della monocommittenza, e quindi di nascondere la subordinazione dentro l'autonomia, cioè di fatto quella è una subordinazione, è un rapporto di comando unilaterale. È l'unico modo per smontare questa relazione di comando, a mio avviso, è l'equo compenso da una parte, quindi un salario che ti riconosca professionalità e ti riconosca autonomia, e dall'altra parte, ripeto, uno stato sociale molto più espansivo anche dal punto di vista dei servizi sociali, perché qui non si ragiona che in Italia, anche la discussione è veramente impigrita su questo, cioè noi abbiamo un problema di servizi sociali,
Cioè, non è che abbiamo tanto un problema di integrazione del reddito, cioè il problema dell'integrazione monetaria è un problema molto minore rispetto a politiche dei servizi sociali molto più forti, trasporto pubblico, casa, quindi edilizia popolare, cioè, questo è il tema dell'allargamento del welfare oggi. Abbiamo bisogno quindi di riformare in senso progressivo il welfare e la battaglia salariale, oltre che in qualche modo riconoscere, diciamo, un livello di tutela dal punto di vista giuridico rispetto a delle forme ovviamente di attacco all'autonomia di quel tipo di lavoro, perché poi lì il tema è che viene attaccata l'autonomia, viene attaccata la libertà di chi lavora attraverso il ricatto salariale. Il salario, nella mia idea, è un elemento anche di libertà, non è solamente un elemento di potere d'acquisto. Cioè il fatto che io sono una persona libera, non sono servo e schiavo di nessuno. Questo secondo me è un passaggio politico fondamentale di oggi sul salario. La battaglia politica deve essere fatta per questo, per riportare a un livello di libertà e di autonomia chi lavora. E sull'aspetto legato alla classe politica, negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, abbiamo assistito, lo diceva molto bene questo Leonardo Paggi, saggio qualche tempo fa, il ceto politico degli ultimi decenni, se voi ci fate caso, anche nella sinistra, viene banche d'affari, Fondo Monetario Internazionale, cioè la selezione del ceto politico non è più una selezione che viene dalla società, dai conflitti sociali, ma è direttamente selezionata dai grandi centri economici e finanziari. Quindi la selezione del ceto politico avviene attraverso questa forma, e quindi evidentemente che c'è un rapporto di interessi comuni tra questi centri di potere e i ceti politici, che poi la classe politica che poi fa le leggi. Cioè, mi pare evidente, perché c'è una comune provenienza. Stylus Labini diceva: il problema che ha il Partito Comunista è che buona parte del suo ceto politico intellettuale viene dalla piccola borghesia, non viene dalla classe operaia. Ma tempo veniva dalla piccola borghesia, oggi viene direttamente dai grandi centri d'affari, capite? Questo è un grande problema. Come fanno questi a fare politiche nell'interesse di chi lavora e di chi è sfruttato, se vengono direttamente selezionati da quei mondi e da quei sistemi? Quindi quello è un grande problema. La costruzione del partito oggi è una grande questione. Il partito deve nascere dentro un rapporto molto più vivo con i conflitti sociali e con le forze sociali. Deve essere il partito deve nascere dal conflitto, cioè deve nascere da una divisione nella società, deve nascere da una forza attiva che produce conflitto, che produce energia, per essere un partito efficace, capace di rispondere alle esigenze di chi sta peggio. Se vengono selezionati così, il cerchio magico da una parte, quello che viene esperto dal Fondo Monetario Internazionale dall'altro, tutti esperti, non si sa che cosa, poi vincono i non esperti chissà perché, dicono i non esperti, poi tutti se lo chiedono: ah, il problema è la competenza, sapete tutta questa ideologia, la competenza, hanno vinto gli incompetenti. Ma hanno vinto gli incompetenti perché gli incompetenti fanno gli interessi, provano a parlare lo stesso linguaggio di chi sta peggio, e i competenti parlano invece il linguaggio di questi. È ovvio che vincono i non competenti, c'è un elemento proprio di continuità, di grammatica, di vissuto quasi, cioè è un elemento quasi antropologico, non so come dire, è proprio antropologico, quasi. E questa cosa qui è evidente sui dipendenti pubblici. Anche lì, guardate, noi stiamo vivendo, ma negli ultimi anni, un processo di esternalizzazione del pubblico impiego che è disastroso. Oggi ci sono lavoratori pubblici somministrati, esternalizzati, e guadagnano 5-6 euro all'ora, ragazzi. Cioè, vogliamo dire questa cosa qui? Cioè, parlare oggi di internalizzare i servizi pubblici e fare la battaglia salariale su quel piano là significa ricostruire forza. Cioè, quella è, oltre al fatto che il pubblico impiego, come dicevo prima, ha al suo interno una burocrazia e un funzionariato che svolge una funzione intellettuale e tecnica. Quindi se tu vuoi costruire un ordine politico, un ordine politico progressista, hai bisogno anche delle intelligenze per costruirlo. Spesso la discussione sulle nazionalizzazioni in questo paese occulta questo dato, cioè noi possiamo pure fare tutte le nazionalizzazioni che volete, ma se non abbiamo i funzionari pubblici, i tecnici, che sanno come mettere le mani nelle nazionalizzazioni e sanno come gestire questi processi, lì sta anche la formazione
insomma, vista anche la formazione del partito, non so come dire, cioè, sarò vetro, ma parte da lì la formazione del partito, parte da un rapporto anche, diciamo, con le forze che governano questi processi, che sono interessati da questi processi, che hanno competenze, che hanno sapere. Tu lì costruisci un nuovo senso, un nuovo ordine, una nuova dimensione politica. Purtroppo questo non si fa più perché il pubblico è stato massacrato, i lavoratori sono stati distrutti e i centri di comando selezionano buona parte dei gruppi politici che oggi governano la società italiana. Ora noi dobbiamo fare un passo in avanti, bisogna, io dico, ripartire da cose antiche e dare una forma nuova a quelle cose antiche, ma non è che le cose antiche vanno tutte buttate, insomma ci sono delle cose che vanno riprese, bisogna dargli una forma che sia aderente ai tempi di oggi, che parli il linguaggio delle persone di oggi, che provi a essere, che abbia un riconoscimento anche, cioè bisogna che... Io vedo un sacco di persone della mia generazione, ma anche delle generazioni più giovani, che vorrebbero... Magari vorrebbero delle persone che parlano di queste cose, che parlano che ci sono ancora degli sfruttati e c'è ancora chi sfrutta. Ma questa cosa loro la vivono, la sanno che è così. Però se chi rappresenta questa roba qui o viene da decenni di infauste figure, oppure parla un linguaggio che non è riconoscibile, ma queste persone come fanno a votarci? Cioè, sta poi tutto lì, la politica ha anche una dimensione di empatia, di vissuto, di antropologia che deve andare a ricercare, oltre che la dimensione intellettuale di ordine. Per me questo sono cose molto banali, però per me sono necessarie oggi, ecco, ripartire da lì.